L'altra volta quando ho assistito allo spettacolo invece ho sentito quest'altra fuga personale in cui raccontava di quando ha dovuto strangolare Tebaldo, no? Praticamente. Per forza, perché gli sono saltato addosso. Però spieghiamolo, perché magari sì, non tutti lo sanno. Cioè, Romeo a un certo punto deve battersi a duello con il cugino di Giulietta, che è il focoso Tebaldo, onore dei Capuleti, e in questo duello ha la meglio Romeo. Cioè, Tebaldo perde, certo. Ma al secondo assalto, paf, mi è saltata via la lama, sono rimasto con l'elsa della spada. Che fai a quel punto? Lui deve morire, lui ha allargato le braccia, quest'attore, che facciamo? Allora io ho buttato via questa cosa, gli sono saltato addosso e l'ho strangolato. Quindi abbiamo introdotto quindi Shakespeare in Jazz, questo sì, spettacolo che tra l'altro nasce, ha una lunga gestazione, sì, nel senso, sì, il punto sì, di arrivo sì, di un recital, quello che a suo tempo era un recital, mi pare una quindicina d'anni fa già. Ma era... negli anni '80 nacque uno spettacolo che si chiamava Shakespeare, che si chiama Duke Ellington, Shakespeare, Albertazzi, Gaslini, allora uh-huh, era Giorgio Gaslini che era l'arrangiatore delle musiche uh-huh, di Duke. Uh-huh. E anche autore di alcune musiche, come qui è Marco Di Gennaro. Certo. Lì nacque in Boboli, era uno spettacolo monstro quello lì, c'era un'orchestra numerosissima, c'erano delle singer, c'erano più interpreti, c'era al debutto Elisabetta Pozzi che faceva una sorta di Puck, straordinaria, delicata, aerea, Ariel veramente. E invece poi adesso è diventato... Poi l'ho lavorato diverse volte, poi ha avuto un'edizione a Verona sì, 2 anni fa, poi è ricambiato ancora una volta, perché io giro intorno alle cose che faccio, perché le elaboro. E però quindi, in compagnia adesso di Serena Utieri ed è Mistiva, già da 2 anni, già da Verona, sì, esatto, già da Verona, sì. E, a proposito di Shakespeare in Jazz, lo possiamo chiamare l'enorme albero. Sì, Shakespeare perché, un albero. Perché sui rami del jazz non fioriscono mai due fiori uguali. Esatto, questo è quello che mi affascina del e jazz. E sulla drammaturgia di Shakespeare, la stessa cosa? La stessa cosa, Shakespeare è un albero molto strano. Infatti, ma questa è un'immagine di Duke uh-huh, che dice c'è, era come un albero, su un albero c'era Otello, sull'altro c'era Amleto, poi Romeo, poi Giulio Cesare. Io sono rimasto incantato dall'entusiasmo proprio in senso veramente etimologico di Duke e dei suoi cats uh-huh, quando hanno visto Shakespeare, perché l'hanno visto con un occhio anche, come dire, ironico, perché è veramente un occhio giusto, abbastanza elisabettiano, cioè sì, quando il teatro è comunque morte, vita, resurrezione, nascita, gioco, soprattutto certo, gioco, come simbolo del mondo. Proprio. Sì, ha sfatato anche quello che può essere un luogo comune sui drammi shakespeariani, certo, tutta a tinte fosche, mentre in realtà bravo, c'è questa leggerezza sempre, che ricorda proprio anche la leggerezza e la varietà sì, del jazz. No? Per questo... Pensa com'è bello qui il portiere, per esempio, che lui mette i due sicari che mette nel Riccardo III, che sono buffi fra loro, certo, non si riconoscono perché è buio, ma chi sei tu? E tanto ammazzano gente però. E poi qui il portiere del Macbeth che sente bussare, ma chi sei a quest'ora? Chi è? Ma è tutta una cosa, sì, un clown. Anche nella più cupa forse delle tragedie, che il Macbeth appunto, sì, clown, c'è sempre il fool che riesce esatto, ad alleggerire. Esatto, insomma. Esatto. E poi c'è questo discorso che effettivamente il cosiddetto blank verse, cioè il verso sciolto di Shakespeare, drammi di Shakespeare, sembra essere stato per certi aspetti pensato, ideato addirittura per la versatilità del jazz, per l'improvvisazione jazzistica, no? Secondo questo è me sì, Duke Ellington aveva se dovessi intuito, avvicinare una musica, l'ho già detto, a Shakespeare non penserei certo al melodramma, non penserei certo, si dice Beethoven, no, non ci penso, diventerebbero rigide, due unità rigide, difficilmente compenetrabili, insomma. Nascerebbe un mix sbagliato, invece il jazz si presta moltissimo perché si improvvisa, perché c'è improvvisazione sul tema, certo. Abbiamo parlato prima delle sue compagne di viaggio in questo spettacolo, Serena Utieri e Amy Stewart, com'è il suo rapporto con loro? Il mio rapporto, come al solito con le donne, è un rapporto sempre straordinario. Straordinario nel senso, straordinario cosa vuol dire? Fuori dall'ordinario. Non ordinario, sì, fuori dall'ordinario che si pensa, cioè un rapporto professionale. Io non ho,
ignoro, credo, anche se avessi fatto l'architetto, avessi avuto uno studio con delle assistenti, penso che il rapporto sarebbe... Ignoro un rapporto tipicamente professionale, ignoro questa prassi, regola, che dice lavoro fino alle 8, dopodiché chiudo e lascio là l'attore e diventi che? Non ho capito cosa diventi. Se l'uomo non è anche l'attore, non porti in scena anche quello che hai mangiato la sera prima? Guarda che è così, fingi che non sia così. Io volevo però ricordare quello che, cioè riferire, svelare quello che la stessa Serena Hautier e Miss Stewart hanno detto di lei, che le abbiamo intervistate, e Serena Hautier ha detto che appunto conferma questa cosa che mi stava appena dicendo, cioè che ci sono dei momenti in uno spettacolo in cui sono dei brani bellissimi e che lei ha questo istinto di ballare che praticamente la Serena la deve frenare perché sennò entra in scena. La musica mi piace, sì. E poi che le ha fatto versare molte lacrime, cioè lei a Serena Hautier. Ah sì, Serena, è perché... Perché Serena è una ragazza di talento, come canta ma anche come attrice, e però è un'impulsività straordinaria, d'istinto, e beh, ha bisogno di... Poi ci sono modi di governare, diciamo così, in senso buono, un attore, un puro sangue. Aveva ragione Visconti, gli attori sono dei puri sangue, quando sono attori veri, se no sono dei brocchi, vabbè. Puro sangue. E il puro sangue, come si sa, è bizzoso, ha delle sue particolarità, dei gusti particolari, ha bisogno di avere la capretta vicino, se no non mangia. E gli attori sono un po' così. Serena qualche volta sì, lei ha pianto, ma mi piace quando piange. Poi lei stessa riconosce, stasera sei stata più brava del solito. Ah, allora mi devi far piangere spesso. Mentre Amy Stewart ci ha detto che si è lamentata del contrario, almeno all'inizio, nel senso che non ha pianto e avrebbe voluto piangere. Sì, sì. Nel senso vero. Che ci ha detto che si aspettava di essere appunto spezzettata dal maestro e invece diceva bene, vado avanti così. Perché Amy, per quello che, perlomeno, per quello che è in questo tipo di spettacolo, secondo me lei si alimenta proprio del fatto che io sto a guardarla e lei in un certo senso vuole occuparmi, vuole provocarmi, vuole farsi dire qualcosa. E allora in questo si esprime in maniera... Io dico e confermo che dallo spettacolo di Verona Amy ha fatto un altro salto di qualità. Lei è un artista, è una grande artista lei davvero della scena. Ha una straordinaria padronanza, una presenza scenica ammirabile, e è diverso, mi comporto diverso con le due, insomma, questo sì è vero. Ma...